In quella che è ormai una continua desertificazione di attività commerciali che chiudono a Cremona, c'è chi apre con entusiasmo idee e legami con il territorio, in uno stabile che nella città del Torrone è sempre stato una tappa fissa, anzi una vera e propria istituzione, l'ex negozio Vergani di Corso Matteotti. Ad aprire battenti sarà la dolciaria Rivoltini. Abbiamo deciso di riaprire questo negozio, di farlo diventare la casa di Rivoltini, la società che nascerà venerdì mattina, che si chiamerà Buon Italia. Il negozio poi avrà una connotazione molto Rivoltini, quindi vedremo. È una società che è fatta da me, da mio fratello Cristiano che è con me in azienda, e da Manuel Paganelli, che è un nostro con cui stiamo collaborando da ormai 10 anni, che è quello che segue tutti gli eventi, è quello che voi trovate in piazza in svariate forme durante la festa del Torrone. Se tutto va bene, come spero, il cantiere è in atto, stiamo definendo il tutto, vorremmo inaugurarlo nel momento più di fulgido e splendente e pirotecnico di Cremona, che è la festa del Torrone. Quale occasione migliore per lanciare una cosa così nuova? Non solo torrone, non solo dolci, ma un'ampia scelta di prodotti agroalimentari cremonesi ed italiani per un'attività di ampio respiro. Dei nostri torroni, ma non solo, quindi tutto quello che c'è di buono e di interessante a livello agroalimentare cremonese. In più però vogliamo che diventi anche il negozio dei cremonesi, in cui in questo negozio si possono anche dare così, avere esperienze su tutto quello che c'è, su tutto lo scibile del buono che ce n'è tantissimo anche e del bello che c'è in tutta Italia. Quindi anche a spot sarà un negozio, diciamo, per curiosi alimentari, in cui non sarà solo il mangiare ma anche l'ascoltare, il capire, il conoscere quello che è un patrimonio fantastico, che è quello italiano dell'agroalimentare, dei nostri prodotti artigianali.